Per comprendere appieno quanto sia stato importante il successo della Vanoli Cremona ottenuto lunedì sera al Palaradi nello scontro diretto con Varese, forse servirebbe immaginare la classifica del team di coach Lepore in caso di sconfitta. Con un KO la Vanoli, dal basso dell'ultimo posto comunque rimasto, avrebbe visto scappare via quasi definitivamente Cantù, vittoriosa a Trento, e la stessa Varese con la sola Pesaro, sconfitta solo nel finale dalla corazzata Milano, dopo essere stata avanti di 12 al Forum, agganciabile ma comunque a più 4 e con lo scontro diretto vinto a Cremona a favore. Invece l'85-71 che piega la squadra dell'ex Attilio Caia rilancia le quotazioni salvezza vanoliane grazie ad un Toshon Thomas scatenato che con 25 punti guida i suoi e mette la tripla che sigilla la partita. Un match in equilibrio perfetto nei primi due quarti, con la Vanoli che ha saputo strappare a più 6 nel terzo parziale e poi chiudere definitivamente i giochi nel quarto conclusivo. Ora la squadra di Lepore è salita a 6 punti e si ritrova a 2 sole lunghezze da Varese e Pesaro, sempre tenendo conto che finalmente si concretizza uno scontro diretto a favore dei biancoblu, vinto peraltro con un margine di 14 punti, molto significativo anche in ottica della differenza canestri. Tornando alla partita, Cremona l'ha comandata per larghi tratti, senza andare quasi mai sotto. Nei momenti di crisi, Thomas e Two Holloway hanno finalmente preso per mano la squadra con il loro talento, mentre tra gli italiani Miana è stato preciso quando è stato chiamato in causa, 2 su 3 da 2 e 1 su 3 dall'arco, senza dimenticare il buon lavoro di Biliga. Per Varese soltanto Eyenga, con 20 punti, ha saputo perforare la difesa impostata da Lepore e in questo senso proprio i numeri certificano il successo pieno della Vanoli, che porta 2 punti fondamentali e assieme traccia la strada per il futuro. Cremona infatti solo in un caso aveva segnato più di 85 punti e solo in una circostanza aveva incassato meno di 71 punti, quando entrambi i dati si verificarono alla prima giornata nel match inaugurale vinto al Palaradi contro Pistoia per 87-67, manco a farlo apposta, un parallelo che può anche essere di ispirazione, perché tutti in attesa della sfida tosta ma non impossibile di Reggio Emilia, big che si distrae con le piccole come dimostra la scoppola incassata a Pistoia, sperano che la vittoria con Varese sia davvero un nuovo inizio.